Buonasera, il boom degli iscritti getta benzina sulla vigilia precongressuale del PD, perché se per molti dirigenti si tratta di un segno evidente di una mobilitazione degli iscritti, di una sorta di rivincita proprio perché il PD esce da questa sconfitta elettorale alle regioni, ci sono interpretazioni di stampa che invece danno in questi giorni così una sorta di, fanno intravedere che ci sia una lotta intestina e che fanno vedere quasi che sia il presagio di una ripetizione di quello che è accaduto alle regionali, cioè che delle contrapposizioni tra le varie parti provochino di nuovo dei guai in futuro. Ora dobbiamo vedere se si tratta, se le cose stanno così o no, però adesso prendiamo atto che domenica c'è la direzione provinciale del partito, da lì verranno prese decisioni per il congresso e che si interrogano gli iscritti e si interrogano i dirigenti su quale futuro dare a questo partito, quale sarà la linea politica e quale sarà il segretario che dovrà incarnarla. Ora, stasera per affrontare l'argomento abbiamo con noi Iuri Michelucci, che tra l'altro è segretario provinciale uscente, abbiamo Luca Erba, abbiamo Moreno Veschi, abbiamo Davide Natale, Raffaella Paita è uno più giovane che non siete forse più abituati a vederlo in ambito sportivo, ma che comunque è un assessore del PD, che è Gianluca Tinfena. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Ora, direi di partire come facciamo sempre in queste trasmissioni con la scheda che ha preparato per noi Sara Cadenotti e poi cominciamo a discutere di cosa succederà. Domenica, al termine dell'incontro della direzione provinciale del PD nella sede della federazione in via Lunigiana, si saprà finalmente la data del congresso e quindi quando il partito avrà in provincia una nuova guida che ricompatti una compagine rivelatasi alquanto sfilacciata nel corso dell'ultimo anno. Iniziato con le primarie per designare il candidato alle regionali tra Paita e Cofferati, il 2015 proseguì infatti con le accuse di brogli da parte dell'ex leader della CGIL e l'annullamento del voto in 13 seggi. Parte così in salita la corsa alla presidenza della Liguria della candidata Spezzina, che proprio nella sua città ha raccolto i frutti più amari della sconfitta, con percentuali inferiori al 50% nella maggior parte delle sezioni. Accanto a Paita sugli scranni del Consiglio regionale per il PD, dallo Spezzino arriva dunque Iuri Michelucci, il più votato in tutta la provincia, ma anche il primo bersaglio di accuse e inviti a dimettersi dal ruolo di segretario, vista la situazione e l'incompatibilità da statuto con l'incarico di consigliere regionale. Le dimissioni arrivano a settembre e dopo un'estate al vetriolo si insedia il coordinamento di 9 componenti chiamati a traghettare il PD Spezzino verso il congresso. Oltre alla presidente Federica Pecunia si tratta di Luca Liguori, Riccardo Venturini, Alessandra Rossi e Maurizio Corona che incarnerebbero la corrente paetiana, insieme ad altri 4 nomi vicini al ministro Andrea Orlando, Alessandro Poglio, Tiziana Cattani, Luca Mastrosimone e Johnny Gianarelli. Ma la divisione tra orlandiani e paitiani potrebbe essere già superata alla vigilia del voto, la geopolitica interna al PD sembra ancora più articolata, ragione che fa crescere l'aspettativa circa il nome che uscirà vincitore dalle votazioni che dovrebbero precedere di poco la Pasqua. Le tensioni infatti corrono sul filo anche di grandi questioni che riguardano la programmazione della città capoluogo, come il waterfront su cui si è consumato un fine anno col botto tra il sindaco della Spezia e il presidente dell'autorità portuale. Per non parlare delle crisi di identità, come nel caso dei motti fascisti affidati alle pagine di Facebook da 4 iscritti, 2 dei quali espulsi dalla commissione di garanzia provinciale. Non solo, il fermento nel delinearsi di schieramenti è palpabile dalla straordinaria vitalità della campagna tesseramento che si è chiusa domenica scorsa. Nonostante le sofferenze e le insofferenze patite nel 2015, sono 4.275 le adesioni totali, con 1.043 nuovi iscritti e 450 persone che hanno ripreso la tessera dopo un periodo di interruzione. Il successo maggiore si registra in Val di Magra, Santo Stefano, comune che si prepara al voto nelle prossime amministrative e il cui attuale sindaco è in nome in corsa accanto a Federico Barli per la segreteria del partito.
Oltre a Santo Stefano sono 6 gli altri comuni che rinnovano sindaco e giunta: Rio Maggiore Borghettovara, dove gli attuali sindaci sono espressione di liste civiche, Brugnato e Amelia, dove la maggioranza è di centrodestra, e Beverino e Zignago, dove liste civiche orientate verso il centrodestra hanno sostenuto i sindaci Costa, sostituito da Cosini in seguito alla sua elezione in regione, e Pisoni. Le elezioni amministrative previste per la prima settimana di giugno saranno quindi il primo banco di prova per la tenuta del partito, in attesa della prova del 9 con il voto l'anno prossimo nel comune capoluogo, dove si saggerà ulteriormente la dinamica delle correnti e quanto il dibattito avrà appassionato i cittadini politicamente smarcati. Ma direi che il primo elemento è questo qui, visto il più attuale, quello del tesseramento, no? Io direi di approfondire un po' questo argomento, poi vediamo gli altri temi. Ecco, questo numero alto di tesserati si presta a interpretazioni, per adesso di stampa, ecco, che sono un po' sospetti, ecco. Ora, qual è il vostro pensiero? Intanto partirei proprio da Michelucci, che è quello che i tesseramenti, almeno fino all'anno scorso, li verificava lui e comunque era il segretario della partita. Quindi. Sì, io penso, tanto spero e mi auguro che queste anteprime di stampa, come dicevi, non siano alimentate, perché penso che bisogna, certo. E che siamo tutti d'accordo per fare in modo che la comunità del Partito Democratico sia prima di tutto messa a riparo e tutelata da episodi e da maldicenze, diciamo così, che potrebbero mettere davvero, creare un clima non positivo all'interno del Partito Democratico. Io il tesseramento viene dipinto come un dato anomalo. Qua non ci sono solo io, ci sono anche due segretari mi hanno preceduto in federazione, e ricordo bene, per esempio, che nel 2009 andammo molto oltre i 5.000 iscritti, che poi l'anno dopo diventarono 4.200, quindi una differenza di 1.000 e oltre iscritti, per poi risalire quando ci fu il congresso provinciale del sottoscritto. Eravamo dai 4.000 che dicevo, cioè ne abbiamo persi 1.000, siamo andati l'anno dopo a 3.500 e siamo ritornati a 4.300 per il congresso provinciale, che ha eletto in modo unitario me. Veniva citato Santo Stefano, lì le tessere allora erano oltre 500, ora sono molto meno, sono 150 se non sbaglio tessere in meno, dai dati che ho visto sui giornali l'altro giorno. Questo per dire che purtroppo siamo un partito che spesso si muove solo quando ha gli appuntamenti o elettorali, di primarie o congressuali, e questo è un grosso limite. Io non vedo dati anomali per questo congresso. No, che i dati che facevano un raffronto col resto della Liguria, ecco. Sì. Capito, là non hanno, siamo l'unica federazione che va a congresso ora in questo momento. Sì, anche quindi perché, è chiaro che si scambia. Questo così lo dico io, ma benché ci siano altre federazioni il cui segretario è incompatibile, stanno proseguendo di comune accordo. Noi giustamente abbiamo scelto un altro percorso, visto la mia incompatibilità, e penso che invece però quel clima che c'è un po' anche in altre federazioni vada recuperato, un po' anche per quello che veniva detto nel servizio, le scadenze elettorali e altri momenti importanti. Io, Natale, sì, cosa? Io quando vedo una corsa al tesseramento, anche da segretario, come ricordava Iuri, nel 2009 è stato un fenomeno molto, io non ero segretario ma ero all'organizzazione, quindi ho seguito quel tema. Io quando vedo una corsa al tesseramento all'ultimo minuto, non è un dato che mi piace tantissimo, lo dico con molta trasparenza. Dico altresì che noi abbiamo una grande prova per dimostrare che invece è un convinta partecipazione al partito, che è questa, che noi avremo il congresso, ma io, come ho detto anche in altre occasioni, dovremo avere una fase precongressuale molto importante, dove dovranno essere discusse, secondo me, le varie ipotesi in campo, le varie piattaforme in campo, all'interno di una cornice comune da costruire e da identificare ancora meglio l'azione del nostro partito. Quindi vedremo lì se ci sarà una grande partecipazione. È lì che si dovrà impegnare il partito a promuovere questa discussione. È lì che noi dovremo dimostrare di aver capito la lezione del passato e di costruire qualcosa di importante per il futuro. E questo fatto è un fatto importante. Io però ho un dato che non viene risaltato, che mi ha fatto preoccupare di questo tesseramento.
Lei citava i 400 recuperi, come si dice in gergo, per il tesseramento, ma quello che mi preoccupa in particolare è quei 1000 che noi abbiamo perso, circa 1000 credo, se non ricordo male, di tesserati che erano tessati nel 2004 che hanno deciso di non rinnovare per il 2014-2015. Questo è un dato secondo me preoccupante e chi farà il segretario dovrà innanzitutto cercare di far crescere certamente chi ha deciso di aderire al partito con l'iscrizione 2015, ma cercare di andare a verificare nel profondo quali sono le ragioni di questi 1000 che erano attivisti nostri, che erano i nostri iscritti, che hanno deciso di non rinnovare il tesseramento. Abbiamo la fase davanti per vedere di costruire qualcosa di importante. L'unica cosa che non deve servire è essere un congresso, un votificio, che sia unitario, che non sia unitario, ma che non deve essere un votificio. Deve essere un momento per approfondire e per analizzare alcuni di quei temi che venivano anche annunciati nella nostra introduzione. Nella Erba è segretario della sezione di Spezia, dell'Unione Comunale. Ecco, quanti iscritti ci sono stati in più all'Unione Comunale di Spezia? Eravamo sui 1200, abbiamo chiuso questo tesseramento su poco sopra i 1300 iscritti. Quindi siamo, diciamo, il trend rispecchia un po' l'andamento, in minor tono, però rispecchia l'andamento provinciale. Abbiamo aumentato gli iscritti rispetto alla chiusura dello scorso tesseramento, ma il dato su cui concentrarsi è quello di capire le ragioni per le quali noi oggi perdiamo 1000 iscritti che non hanno deciso di rinnovare la tessera del Partito Democratico. Ben vengano nuovi iscritti, la qualità di questo tesseramento la misureremo al congresso, se sarà un votificio o sarà un congresso partecipato che lascerà comunque un'eredità al nuovo gruppo dirigente, al nuovo segretario per impegnarsi nei circoli e nel radicamento delle nostre sezioni, lo vedremo alla prova dei fatti. Oggi mi sembra difficile poter arrivare a delle conclusioni. Interrogarsi sulle cause politiche per le quali oggi noi perdiamo degli iscritti, questo è il primo punto all'ordine del giorno. Capire come strutturare un congresso vero che non diventi un votificio è l'obiettivo e la premessa per svolgere poi un percorso strutturato molto bene. Il dato sul tesseramento su Spezia, rispetto anche al paragone che faceva lei con le altre federazioni in Liguria, rispecchia storicamente anche un trend. La nostra federazione storicamente nel quadro ligure è sempre stata quella più strutturata, con più partecipanti, perché ha una storia alle spalle che arriva da lontano e ha sempre avuto un partito strutturato in grado di potersi radicare nel territorio. Paita, ecco, questa differenza che mi sembra di capire quindi si evidenzia più in periferia che nel centro degli iscritti, come lo vedi? Mi ha fatto piacere sentire le parole di Luca Erba, perché Luca è un giovane e quindi fanno ancora più piacere. Cioè, lui ha dato un elemento che è molto importante per noi. Noi stiamo storicamente una delle realtà dove la militanza, la partecipazione al voto e la partecipazione alle organizzazioni politiche è più strutturata e dobbiamo andare fieri di questa cosa. Vorrei che fosse chiaro. Io, dopo quello che è accaduto alle elezioni regionali, che abbiamo trasformato i 5 cinesi del Centro Allende in 100 cinesi, perché questo è avvenuto, che siamo ancora in attesa di capire il dato dell'investigatore privato di Cofferati, se lo ricorda? Sì. L'investigatore privato di Cofferati che doveva dirci che cosa avrebbe trovato di anomalie nelle varie realtà. Quindi abbiamo, consentitemi il termine, parlato malissimo del nostro partito all'esterno, quando in realtà quelle primarie sono state partecipate anche perché c'era una contesa contendibile, si dice così in gergo, no? Due persone che avrebbero potuto entrambi vincere. Quindi io, dopo quella vicenda che ci ha poi trascinato verso la sconfitta elettorale, combatto contro tutti quelli che preordinatamente e malignamente parlano male del mio partito. Il mio partito lo difendo. Poi se ci sono dei problemi li vedremo, nel senso che non mi spingo a dire che ogni tessera fatta e realizzata in questo contesto sia, come dire, consapevole al 100%. Ci potranno pure essere dei casi che magari sono stati in qualche modo sollecitati da una possibile contesa congressuale, ma penso che debba essere considerata positivamente l'elemento che noi stiamo cercando di coinvolgere più persone che prima magari non erano state coinvolte precedentemente, cioè quel dato, no? Di iscritti nuovi non deve essere vissuto patologicamente, deve essere vissuto positivamente. Certo è una sfida, perché se noi li coinvolgiamo solo in questa fase e non li rendiamo partecipi di sfide amministrative, del coinvolgimento costante
Davide l'ha detto, io sono perfettamente d'accordo, cioè la capacità di avere un continuo rapporto. Il congresso sarà una riprova di come noi sapremo coinvolgere queste persone. Certo, è un elemento che dispiace anche a me, che sono, come dire, una militante storica, il fatto di sapere che ci siano 1000 iscritti che precedentemente stavano che con noi meno, e che oggi vengono meno. E mi auguro, diciamo, che questo dialogo sia rivolto anche nei confronti, però non c'è dubbio che questo è anche un dato generale che risulta essere molto, diciamo, coerente con una dinamica nazionale. Cioè c'è stato un cambiamento del Partito Democratico, del profilo del Partito Democratico, che ha aperto il Partito Democratico anche, diciamo, a, come dire, no? Punti di vista, tipologia anche della militanza, non completamente, diciamo, non per sempre. Ne riparliamo di questo, ne che, parliamo che in qualche modo caratterizzano questa nuova fase. Veschi, ecco, un tuo pensiero sul tesseramento. Prima di tutto vorrei ringraziare Tele Liguria Sud di aver fatto questo dibattito, perché è da mesi che noi non abbiamo occasione di discutere tra di noi, per cui è la prima volta da settembre che facciamo da non so se parlare bene o parlare male del partito, ma è la prima volta da settembre che mi confronto con altri, diciamo così, all'interno del partito. Perché cosa significa non avere il segretario e non avere il congresso? Non avere occasioni di confrontarsi negli organismi dirigenti. Ecco. C'è stato certamente il tesseramento, su cui vorrei dire questo, diciamo così. Io ritengo il fatto che si facciano dei tesserati importante, diciamo. Ci sono i 1000, ma ci sono anche tanti che, pur essendo critici nei confronti della politica del PD, si sono iscritti al Partito Democratico, perché vogliono fare una battaglia e condizionare all'interno del Partito Democratico il fatto che non abbia una deriva in cui non è percepito dall'opinione pubblica come un partito di centrosinistra. Io ho fatto molti nuovi iscritti, ma è tutta gente che non voleva la tessera o che l'aveva lasciata l'anno scorso perché non c'aveva fiducia nel Partito Democratico. Ma in Italia chi non vota PD o si astiene o vota 5 Stelle, per cui se vuoi fare una battaglia di sinistra la cosa principale è quella di farla all'interno del Partito Democratico. Per cui io valorizzo... Posta così sembra quasi già atturarsi il naso e votarla, altrimenti non c'è alternativa. Ci sarà qualcuno che dirà anche così. Certo. Io no, ma ci sarà anche qualcuno che magari dirà anche così, ce ne fossero tanti, che vengono a fare una battaglia politica pur essendo critici nei confronti della politica nazionale. Io ho lavorato molto, ecco, personalmente. Non mi piacciono, ma questo fa parte di un meccanismo, lo diceva anche Michelucci, e adesso non pongo la questione se una tessera va bene o una tessera non va bene, ci sono organismi, per me possono essere tutte giuste, ma non mi piace una logica in cui all'ultima settimana si arriva con i pacchetti perché c'è il congresso, non mi piace, ecco. Poi posso senza svalutare il risultato, ecco, però è un meccanismo in cui preferirei, diciamo così, una continuità del lavoro anche dei nostri circoli nei confronti della gente. La gente, ti volevo chiedere, tu sei forse il più giovane, neofita. Siamo l'ultimo arrivato dentro al partito. Sì, è in termini anagrafici. Ma hai dato più anni di quelli che ho letto, va bene uguale. Adarco, gli uomini va bene. Molto elegante. No, ma tu sei giovanissimo. Volevo chiederti, Tim, ad Arcola, ecco, sì. Tanto per prendere esempio un comune che è di... Terzo comune della provincia, quindi hanno certo... C'è un risveglio di iscrizioni oppure no? C'è stato. Io posso fare un esempio. A me stupisce questa negatività nel commento di un partito in evoluzione, in progressione dal punto di vista di tesseramento. Io parlo di un caso specifico, perché nell'ultimo periodo sono anche coordinatore di un circolo storico come quello di Arcola Ponte, che aveva vissuto un momento drammatico. Noi siamo cresciuti del 64% rispetto all'anno scorso, non con le tessere consegnate all'ultimo momento, con la maggior parte dei tesserati sono stati tesserati nuovi, ma tutti i tesserati che io personalmente conosco viso a viso. Sì, quindi sono persone... Tutte le tessere sono state consegnate all'ultimo momento. No, sono no, no, ma... Stati dei pacchi di tessere. Sì,
Diceva, tanto per parlare. La tua impressione positiva, via, su questa... Io credo che questo dato vada valutato in maniera settica, ma in maniera positiva, perché c'è stato un incremento. Per quanto riguarda il caso specifico nostro, c'è stato un incremento perché? Qui dobbiamo capire perché. Forse perché, e credo che dobbiamo essere tutti contenti, noi che siamo iscritti al Partito Democratico, il Partito Democratico nelle piccole, medie realtà rappresenta ancora forse l'unico, il vero punto di riferimento politico per i cittadini. E partendo da una realtà medio-piccola come quella di Arcola, credo che anche dal punto di vista amministrativo può essere considerato un segnale positivo per quello che stiamo facendo. E credo che questo discorso sia in un certo senso vero, cioè sicuramente è anche vero, perché c'è riscontro, leggendo sempre sui giornali di questi giorni a Sarzana, dove un consigliere comunale dell'UDC dice che ha caldeggiato l'iscrizione di 70 persone al PD. Ora, sarebbe l'unico caso, se lui fosse ancora dell'UDC, che anziché iscrivere al proprio partito, iscrive a un altro partito. Però mi risulta che lui non esista più l'UDC in Liguria. Non lo so. Ecco, questo è quello che ho letto sul giornale. Ha detto il giornale. Mai smentito perché? Da nessuno. Comunque dicevo. No, non è stato pubblicato, sarà pubblicato domani, perché è smentita questa cosa qua. Ah, è smentita questa cosa. Carlo Rosignoli era del Partito Democratico e si è dimesso un po' di anni fa. E tutta una serie di suoi, diciamo così, amici politici sono iscritti al PD dal 2009. Comunque, e lui non è mai e non va tuttora a fare le tessere, sono amici che continuano ad essere iscritti al PD. E comunque questa è la conferma che... Queste voci che si fanno girare, ci si butta dentro. Io infatti vorrei fare una precisazione anche per chi ci ascolta da casa, sennò rischiamo di non far capire qual è il dibattito. Ogni congresso, tutti i congressi che abbiamo fatto, ha una commissione di garanzia che vigila e controlla la qualità del tesseramento. C'è un conto è il dibattito tra il gruppo dirigente che si confronta sulle piattaforme politiche, un altro è la qualità del tesseramento che viene valutato da una commissione di garanzia, che si muoverà come ogni congresso e valuterà la qualità del tesseramento. Il dato è un dato che conosciamo, sono 4.400 tessere, e su questo si può fare un dibattito politico, sulle cause, sulle tendenze, su quelli che possono essere gli effetti e gli obiettivi che ha il gruppo dirigente. Sulla qualità del tesseramento abbiamo una commissione di garanzia molto seria che valuterà caso per caso e avvierà i lavori del congresso. Vabbè, qui non vogliamo entrare all'interno di questi meccanismi. No, ci mancherebbe, però questo per spiegare come funziona anche un congresso, sennò sembra che decidiamo noi la qualità del tesseramento. Delle indiscrezioni di stampa che non abbiamo capito. Che posso aggiungere una considerazione? Immaginiamoci questa discussione capovolta, a prescindere dal fatto che, come dire, si dica che questa è l'unica occasione che abbiamo avuto per discutere, che francamente mi sembra, diciamo, anche poco, non solo poco vero, ecco, ma anche poco rispettoso nei confronti delle persone che hanno condotto in questa fase l'organizzazione, ma non voglio polemiche, non è questo il punto. Il punto è che io mi chiedo, ma cosa avremmo detto oggi se le iscrizioni al nostro congresso fossero state, come dire, molto basse? Avremmo detto un partito in sofferenza, un problema con il livello nazionale, avremmo, come dire, tutti in qualche modo sottolineato la negatività di questo elemento. Allora, un conto è dire che il tesseramento, secondo me, è così per tre ragioni. La prima ragione è che in questo paese non esiste altra possibilità che il Partito Democratico per avere, come dire, l'opportunità di contribuire ad un percorso dentro la sinistra, sto parlando, dentro la sinistra. Secondo motivo, Renzi sta facendo bene, lo vogliamo dire, inutile, non è che la gente si iscrive per turarsi il naso, la gente si iscrive e va anche a votare alle primarie, perché è contenta di avere per la prima volta la possibilità di cambiare le cose in questo paese. E credo che questo sia un dato prevalente nell'interpretazione politica. Il terzo motivo è che ci sono alle porte delle elezioni amministrative di cui io vorrei parlare, perché poi a me interessa affrontiamo anche quell'argomento quanti iscritti lì. Ci sono, no, ma questo era il primo per tema perché fare. Era più caro, è chiaro. Quelli lì che si sono iscritti sono iscritti anche perché vogliono provare a vincere a Beverino, vogliono provare a vincere a Meglia, vogliono vincere a Santo Stefano, eccetera, eccetera. E poi secondo me sa anche perché c'è stata tanta mobilitazione, anche perché il risultato delle elezioni regionali in cui abbiamo regalato una vittoria a una destra
che si sta manifestando la peggiore destra possibile, ok? Perché lo vediamo tutti. Dalle epurazioni stiamo andando, dalle epurazioni a un'incapacità di governo locale che è sotto gli occhi di tutti, depennano finanziamenti, vabbè, non interessa niente del territorio. Non usciamo dal tema, perché sennò dovrei invitare loro un contraddittorio, parliamo del PD, però, perché altrimenti diventa un discorso. È in un contesto politico, mi taccio subito su questo, dico credo che anche ci sia la consapevolezza che questo partito vuole provare a rimettersi in moto e lanciare una sfida per il futuro. Esatto. Tutto qui, poi voleva se ci sono qualcosa? Delle anomalie le vedremo. No, io non faccio un'analisi, io anche quando ero segretario della federazione, non ho mai detto, non ho mai fatto un'analisi da notaio, io faccio un'analisi politica, va bene? Io dico che avremo una controprova, come ho detto all'inizio, mi fa piacere che sia stato ripreso, una controprova sul fatto del dibattito che saremo in grado di sviluppare. Io dico, se bisogna fare una discussione non di maniera, che... abbiamo passato dei mesi molto complicati, lei la ricordava, la fase delle regionali, ma anche la fase successiva, anche la fase attuale, affrontare, parlo d'amministratore in questo caso, affrontare discussioni così delicate come possono riguardare il futuro, parlo per le questioni che conosco meglio, del futuro di una centrale, di un'area così strategica come è stata quella, come quella di Enel, il tema... come ricordava lei, anche di alcune discussioni che veniva ripreso nell'introduzione di quello che sarà il futuro della faccia mare della nostra città, le problematiche che riguardano in questi giorni anche i nostri parchi, sia quello delle Cinque Terre che quello di Monte Marcello, cioè tutti i temi dove il partito si è dimostrato quanto fosse importante la presenza negli anni passati, cioè l'esigenza di avere un centro dove discutere, dove far sintesi, dove far proposte condivise e dove non far parlare di noi soltanto i giornali. E avere una personalità più o meno capace, eccetera, che possa rappresentarci tutti, che in base, cioè senza per forza essere diciamo partigiani, rappresentarci tutti e per poter essere un centro di discussione e affrontare tematiche del futuro. Ecco, questo secondo me è la sfida che abbiamo di fronte. Natale, prima di entrare in questo che poi è l'oggetto vero della trasmissione, questo, vedere qual è la sfida, come intendete di realizzare, direi di sentire un attimo, abbiamo intervistato il segretario del PD di Sarzana, Desti, perché Sarzana negli equilibri provinciali ha un peso, ecco, cioè, esatto. C'è Iuri Michelucci che dice che ha detto qualche tempo fa, ma non quello almeno non l'ha mai smentito, che il futuro segretario provinciale deve essere espressione della Val di Magra. Per il momento quindi, mi permetto di dire che Spezia ha sempre più iscritti di Sarzana, per cui, sì. Come dire, quindi, diceva della Val di Magra. Questa affermazione è stata non è stata smentita, ma non è stata nemmeno condivisa. Sentiamo Destri. Non eravamo così entusiasti. Io con i miei colleghi spezzini qui non ci sentiamo. Da questo sabato il Partito Democratico di Sarzana possiamo dire che torna in piazza con un'iniziativa che sicuramente tenta di riavvicinare molte persone. Che cosa sta accadendo al PD di Sarzana e il PD della Val di Magra? Sì, da domani abbiamo lanciato questa campagna Noi ci siamo, il PD ti ascolta, dove nel mese di febbraio e marzo, per tutti gli weekend, saremo in prossimità di tutti i 9 circoli sarzanesi. Cominciamo domani col centro storico in piazza Matteotti e preparare al meglio in questo momento il terreno necessario ad affrontare le questioni che sono principalmente quelle che verranno avanti a livello nazionale, che ci verranno impegnati in questi mesi, soprattutto se penso al referendum di ottobre, e a livello locale a preparare al meglio il congresso provinciale, perché noi dovremo dare il nostro contributo dal punto di vista dei contenuti, e poi dopodiché preparare bene il terreno perché anche il rinnovo del segretario dell'Unione Comunale di Sarzana con i circoli protagonisti, quindi c'è bisogno di questo attivismo, c'è bisogno di questo protagonismo, che non dico che non c'è stato fino adesso, ma che per le questioni che sono in campo è ancora insufficiente. Ecco, si è parlato in questi giorni del tesseramento, 4.400 tessere in tutta la provincia della Spezia. È un po' un record, però un dato che fa un po' riflettere.
Credo che in una città come Sarzana, noi alle amministrative prendiamo circa 5.000 voti, insomma. Credo che il dato della dimensione giusta di un partito così come deve essere radicato nel territorio, 1.000 tesserati possano essere il numero giusto. Ovvio che non mi scandalizza che oggi ci siano 100-150 tessere, magari in più, per la questione congressuale. Quindi respingo assolutamente tutte le voci che sento dire, anche dati che mi sembrano un po' assurdi. Noi abbiamo circa 400, forse qualcosa di più, di tessere come numero, ma di cui, sottolineo, molti, circa 150 sono recuperati. A proposito dell'amministrazione comunale di Sarzana e del Partito Democratico di Sarzana, chi è subordinato a chi? Ecco, penso nessuno dei due, né l'amministrazione è in grado di essere subordinata al PD, né il PD sarà in grado di essere subordinata all'amministrazione. Non esiste proprio questa cosa qua. Ed è una di quelle cose che, come dire, mi ha fatto un po' di più, diciamo, arrabbiare, no, perché non difficilmente io, però insomma, che mi ha fatto un po' riflettere rispetto alle questioni che sono venute avanti in un'assemblea del centro storico domenica, che è stata un po' messa al centro della stampa locale e anche ancora in questi giorni. Non è vero che cancelliamo i numeri di telefono, cambiamo per non fare avvicinare la gente. C'è un momento di difficoltà di partecipazione, lo sappiamo, c'è dappertutto. Per ultimo, si parla di candidature per quel che riguarda il segretario provinciale del Partito Democratico. Sono stati avanzati i nomi di Barli e di Mazzanti, però lei ha parlato di un candidato, della necessità di un candidato unico che vada al di là dei territori e delle correnti. Chi è questo candidato perfetto? Sì, non so se c'è chi sia questo candidato perfetto, però ribadisco il fatto che l'obiettivo principale deve rimanere quello da parte di tutti. Riuscire a trovare una candidatura unitaria, e penso anche che in questo momento non ci sia da parte di tutti questo convincimento e sia fatto il possibile, quindi vorrei che in qualche modo, non c'è avuto ancora modo di discutere dove e come di questa cosa, però ci vuole l'impegno di tutti perché si raggiunga questo obiettivo. Credo che non è una questione di territorio, di campanilismo, Sarzana contro... Ma come dire, è impensabile oggi che poter esserci un segretario che non abbia il consenso di Sarzana e Val di Magra, così come è impensabile avere un segretario che non abbia il consenso e la condivisione di La Spezia. Quindi sono questi due nomi, uno dei due può avere questa cosa, benissimo, bisogna ricercarne un terzo, si ricerca un terzo, ma ci deve essere una volontà di superare quella fase di contrapposizione territoriale. Poi, come dire, il candidato può essere anche di Deve Marina, non ha importanza da dove viene. È chiaro che se fosse il contrario, io non so cosa possa succedere. Credo che i tempi, sia per il Partito Democratico, ma anche per tutte quelle amministrazioni dove governiamo, quasi tutti, che ci apprestiamo anche ad andare alle elezioni, e può essere anche il Comune di La Spezia, se ci fossero due candidature in maniera così contrapposta, io credo che sarebbe davvero deleterio. Io non sono un politico, ma sento così nell'aria che rischia di ripetersi delle brutte storie con questi discorsi. Sul discorso segretario non so come dove andrete a parare, mi sembra se arriverete a un segretario unitario, no, cosa dovrete fare? Parliamo un po' della direzione e del congresso, ecco, ma sto segretario, allora, uno si candida, uno forse, ma ce ne vuole un terzo, dice Destri, una terza persona che sia fuori dai territori, fuori da tutto, ecco. Ci vorranno dei criteri prima di tutto. Posso dire sì, qualcosa? Sì, sì. Volevo specificare che non nego la positività del tesseramento, io ho posto dei problemi. Il tesseramento l'abbiamo affrontato. A mio parere il partito non si deve ridurre alle primarie, perché se facciamo appunto come in Regione, che si è concentrato tutto senza un dibattito chiaro precedentemente, secondo me andiamo a sbattere. Perché dicevo, anche il discorso che fa lui sul clima unitario, no? Che va tutto bene, poi un clima unitario ci può essere anche con dei candidati distinti, no? Però l'importante è il clima con cui vai a questo confronto. È messo in difficoltà dal fatto, a me mi dispiace ribadirlo qui anche pubblicamente, ma penso che il PD non deve nascondere niente.
non è stato favorito dalla mancanza di dibattito in questi mesi. Noi anche rispetto alla questione della regione, che è stato un fatto importante per tutto noi, per il Partito Democratico, non c'è stata una discussione e un'autocritica profonda. Per cui la Paita è rimasta nelle sue posizioni, io sono rimasto nelle mie, Davide Natale è rimasto nelle sue, ma non c'è stato un confronto che ci permettesse di vedere quali sono i punti su cui concorriamo di aver sbagliato, perché se perdi le elezioni vuol dire che hai sbagliato, sui punti con cui abbiamo sbagliato e come correggerli rispetto alle prossime elezioni amministrative, anche di per non rifarle, ma questo viene fatto soltanto attraverso una discussione. E per troppi mesi il Partito Democratico non c'è stato. C'è stato certo un coordinamento che ha fatto il lavoro del tesseramento, qualche riunione, ma non il PD a Spezia deve ritornare, perché in questi mesi il PD non c'è stato. E il PD deve ritornare attraverso una discussione politica che veda se c'è la possibilità di vedere quali sono i punti che non ci hanno permesso di vincere in regione e come concretamente li costruiamo di qui ai prossimi mesi. E questo è l'oggetto del congresso, a mio parere, è soltanto questo. Ma i tempi sono brevi. Se non facciamo questo lavoro, poi dico una cosa sull'oggetto del congresso. Perso regione, no, scusa. No, sì, anche perché abbiamo perso regione. Ma sì, certo, perché devi fare la questione delle alleanze, devi porre le questioni programmatiche. E la regione, noi non siamo mica dalla Campania, siamo dalla Liguria. Noi la discussione approfondita sulla Liguria non l'abbiamo ancora fatta. La condizione perché ci sia un clima unitario è parlarci negli occhi. Quindi bisogna parlare. Voleva dire qualcosa alla PAI. Poi volevo dire un'ultima cosa. Sì. La direzione di domenica, secondo me, sì, deve parlare del congresso, ma l'ordine del giorno non c'è il congresso, c'è la situazione politica e le elezioni amministrative. Dobbiamo essere tutti d'accordo di parlare anche del congresso. Ma c'era la possibilità che la sinistra del partito raccogliesse delle firme, facesse una petizione per sollecitare il congresso? Sì, sì, certo. È ancora valido quel momento? No, abbiamo sospeso perché è stata convocata la direzione. Voleva dire la Paita qualcosa? Tutto il mondo pensa che noi abbiamo perso le elezioni regionali perché un candidato alle primarie il giorno dopo, anziché stringere la mano all'altro candidato, è andato in giro a dire che qui c'erano state delle cose oscure, non soltanto alla Spezia ma anche altrove, senza averlo mai dimostrato, perché quei seggi che sono stati annullati contenevano cose anche residuali, e ha lavorato per uscire dal Partito Democratico e costruire un'alternativa, tant'è che io avevo alla mia sinistra una candidatura alternativa. Questo è quello che pensa tutto il mondo e quello che è avvenuto. Poi possiamo fare tutte le autocritiche di questo mondo, ma questa è la realtà delle cose. E tuttavia io non mi starei, diciamo, oggi a perdere in questo ragionamento, perché così è andata, semmai parleremo, su questo sono d'accordo, di come costruire la possibilità di non commettere più gli stessi errori che ognuno di noi ha fatto a partire dalla sottoscritta, e l'ho sempre detto e riconosciuto fin dai primissimi giorni. Però il buon esempio serve proprio a non ripetere gli errori. Allora le dico che cosa è stato fatto immediatamente dopo la sconfitta elettorale. La prima cosa che è stata fatta è chiedere le dimissioni di Yuri Michelucci, subito, immediatamente. Nel Tiguglio c'è un attuale segretario di ala cooperliana che è consigliere regionale, quindi nelle stesse cause di incompatibilità di Yuri Michelucci, a cui nessuno ha chiesto le dimissioni. Perché? Perché dopo una sconfitta come quella che abbiamo vissuto, non avere la testa del partito era un problema. E si poteva essere d'accordo o in disaccordo con Michelucci, ma infilarci in un congresso il giorno dopo la sconfitta sarebbe stato quanto di più devastante, perché non avremmo discusso delle cause, ma avremmo stratificato delle divisioni. Quindi quel tempo, diciamo, per, come dire, capire, meditare e con serietà provare a superare l'inghippo era necessario, però si è chiesto questo. Seconda cosa che è stata fatta è mettere in campo un candidato. L'ala, tra virgolette, renziana non ha un candidato in questo momento ufficializzato. Ci sono delle persone che legittimamente credono di avere i titoli e le possibilità di farlo, ma non hanno, come dire, avuto in questo momento la legittimazione della corrente
renziana oppure dell'area renziana che dir si voglia, perché volutamente noi, proprio perché veniva fatta l'accusa alla Paita in passato, no? Sei partita troppo presto, l'hai fatta in assenza di una, come dire, no? Coalizione ampia, eccetera, sì, eccetera. Sì. Quindi io penso che in quelle critiche lì ci sia tanto di falso, ma ci sia anche tanto di vero. E per non ripetere gli stessi errori si è evitato di mettere in campo un nome che traducesse la discussione dentro il partito in termini personalistici, si dice. Allora, io dico che leggendo le parole di Destri, credo che, non lo so se sarà il terzo nome, se sarà il fatto che i due nomi si mettono d'accordo, se sarà che viene fuori qualche scenario differente, io oggi non faccio previsioni, non sono brava a farle. Dico che lo spirito, diciamo, di un partito che prova a dire, ma un momento, non andiamo allo sbaraglio come è successo in passato e come qualcuno vorrebbe ripetere ora, proviamo a costruire un tessuto unitario con l'ABC, vogliamo parlare delle regionali, vogliamo parlare delle amministrative, parliamo della città, del porto, dei dibattiti che ci sono, ma soprattutto parliamo dei problemi delle persone, perché io credo che a un cittadino spezzino il motivo preciso per cui la Paita ha perso le elezioni regionali interessi fino a un certo punto. Io vorrei capire che cosa vogliamo di proporre a questo territorio o nei comuni per il futuro. Il futuro. E se parliamo di questo, secondo me una sintesi unitaria la troveremo. Io scommetto sul contrario, scommetto esattamente il contrario di Veschi. Veschi dice ci saranno le polarizzazioni, uno va bene, l'altro non va bene. Io dico no, secondo me ci sarà. Io darò un contributo perché il mio partito esca con la schiena dritta e con lo sguardo in avanti e trovi una sintesi unitaria tra le diverse posizioni. Ho detto di costruire un clima gioco unitario. Per l'unità, non gioco per le divisioni. Per Natale, vuole dire qualcosa? Ma no, io, ma anch'io non, la mia storia, diciamo, da sé che non ho mai lavorato per essere un elemento di rottura, diciamo che se guardiamo al recente passato, ho subito elementi di rottura. E dico anche che però se noi ci mettiamo fra gli errori eventualmente fatti subito dopo le regionali, c'è anche stato quello di aver minato subito e chiesto subito anche le dimissioni sia del segretario regionale, perché poi qua è una cascata di cose, sia il segretario regionale, sia il segretario, adesso non riguarda tanto il nostro territorio, del segretario di Genova. È stato un po' hanno fatto l'assemblea per fargli, Genova siamo arrivati terzi, ma il segretario è sempre lì, hanno fatto un'assemblea per fargli mazza, poi sì, diciamo, ma è sempre lì, non ci sono solo da noi l'abbiamo però trovato. Diciamo che qua l'unico segretario provinciale poco. Che se n'è andato è Michelucci, gli altri sono tutti lì. Quella è regionale, abbiamo perso le regionali. Spezia è l'unica realtà dove abbiamo vinto, e mi perdonerai l'interruzione, poi ti prometto che non ti interrompo più, è l'unico errore della scheda. La scheda era perfetta, sì, abbiamo, comprese diciamo, immagini simpatiche di ognuno di noi, ma c'era un errore, perché in realtà La Spezia è l'unica luogo dove abbiamo vinto, sono del Torino. E noi abbiamo fatto dimettere l'unico segretario che ha vinto le elezioni, una straordinaria operazione. Quando noi dici bel palo, però il tema è qual è? È che non è, io da una parte di scherzo, ho lavorato per l'unitarietà per quando mi riguardava, logicamente la mia candidatura, per quando riguardava la candidatura di Moreno, per ultimo può testimoniare Iuri qua presente che abbiamo lavorato in quella direzione. Io credo una cosa, quello che ho detto all'inizio, cioè io in questa frangente io non ho la paura di una discussione. Perché vedete, quando abbiamo fatto i congressi unitari non abbiamo fatto nessuna discussione nei circoli, perché l'abbiamo fatta il giorno del congresso, dove c'era da votare, che poi era più un pro forma, perché la candidatura era unica, quindi non è che dovevi... Abbiamo fatto una discussione politica, ognuno di noi andava in giro nei vari circoli a cercare di fare attivare una discussione che poi si doveva alimentare, però... Oggi, secondo me, dobbiamo fare uno sforzo, quello sì unitario, cioè di una cornice, quello detto all'inizio, poi io non ho, se la viviamo a differenza di quello che abbiamo vissuto nel passato, su questo bisogna fare autocritica e anch'io faccio autocritica, però dobbiamo viverla come un accrescimento, una dialettica, un confronto,
un far anche emergere all'interno della nostra discussione, per poi fare sintesi, anche di posizioni che possono essere differenti. Se poi non si percepirà questa esigenza, non è che io sono per forza uno che però mi sembra che questa esigenza ci possa essere. Quindi che non sia una discussione territoriale, io ho risposto all'amico Iuri, perché ne sono convinto di quello che dicevo. Quando Iuri sosteneva me, non mi sosteneva non per questioni territoriali, quando io sostenevo Iuri, non mi interessava se lui abita a Batifollo o abita a Biassa come abito io. Quindi è un tema di quella natura. Bisogna fare una discussione, cercare, questo sì, di fare uno sforzo politico di fare, come dicevo, il quadro. Poi su questo confrontiamoci nei circoli, ma avviamolo, attiviamolo, perché dico solo, scusa e chiudo, solo su un aspetto, Fausto, che io sono rimasto preoccupato quando Erba, Luca, ha provato a attivare una discussione, almeno diciamo nel nostro comune, mettendo al centro della discussione temi importanti che interessano i cittadini, cioè che interessa la vita quotidiana dei cittadini. Pensiamo alla sanità, pensiamo all'Enel, quindi alla questione energetica, al PUC che si fa ogni 10 anni, cioè quindi non è che ogni 2 minuti si discute di PUC, e non c'è stata un'attivazione del partito. Se non ci poniamo questo, una risposta reale, se non ci poniamo questo problema, cioè quando io ho fatto la riunione sull'Enel, che è una cosa che è lì da 60 anni e che abbiamo tutti i giorni delle pressioni per rivedere questo quadro, eravamo in 15 a discuterne, cioè è questo il problema che noi abbiamo. Partito, bisogna ripartire tutti insieme. Posso precisare? Io credo, però per riprendere il punto, che parlato noi. Volevo fare una precisazione su quello che diceva Davide, nel senso, io sono segretario dell'Unione Comunale, che in questo momento avrà anche come prospettiva le elezioni del 2017. Per questo, finite le regionali, da settembre abbiamo attivato un autunno di discussione, l'abbiamo fatto sull'Enel, non si sta parlando di una cosa qualunque, nel senso che si sta per chiudere la più grande centrale termoelettrica d'Europa, dopo 60 anni è un tema che interessa la città. Certo. Abbiamo parlato della revisione del PUC, abbiamo parlato del nuovo ospedale, leggevo anche stamattina, ci sono delle belle notizie, dopo tutte le discussioni fatte in questi anni, le lotte, le battaglie. In questo senso la regione non ci sta aiutando, comunque abbiamo segnato un punto importante. Vero è, e lo certifica Davide, gli do ragione, perché ero a quelle riunioni, che il partito oggi è comunque stanco. Stanco perché ha subito un contraccolpo dopo le regionali, fisiologico, e questo congresso è l'antidoto per recuperare un patrimonio che è nel nostro potenziale. Perché io sono anche in consiglio comunale, oltre a fare il segretario del partito. Tema di discussione sarà il piano regolatore portuale, su questo chiamerò a raccolta tutto il partito, perché è un tema fondamentale per la città. Sì. Come diceva Raffaella e come diceva Davide nell'intervento, occupiamoci delle questioni delle persone, su quello costruiamo il vestito per il prossimo segretario. Dovrei dare la parola un attimo a Timfera, sì. Però prima direi di mandare, così sentiamo, abbiamo sentito uno dei candidati, a segretario, che è Barli, ormai tutti... E poi abbiamo sentito anche Iuri Michelucci, perché, tutti Iuri, li abbiamo sentiti tutti e due, sentiamo cosa dicono. Li confondevo. Federico Barli, lei sarà il nuovo segretario del Partito Democratico della Spezia? Ho dato la disponibilità alla candidatura per il congresso. Una disponibilità che nasce dal mio percorso politico di questi anni, fatto di amministrazione, fatto di vita interna al partito e di esperienze esterne come quella romana al Partito Nazionale e alla Camera dei Deputati. Con tutta la sua candidatura, quali sono le aree che potrebbero confluire? Si parla anche di fuoriusciti dal PD. Io sinceramente mi rivolgo a tutti gli iscritti, credo che il valore del militante sia il valore assoluto. Ho detto, diciamo, più volte che all'interno di un progetto politico il pluralismo è essenziale e anche importante nella discussione. Non voglio assolutamente che si parli di correnti, tantomeno di correnti nazionali, perché credo che sia un congresso locale per i problemi e per i progetti del territorio spezzino.
Ecco, però che cosa sta accadendo all'interno del PD Spezzino? Un momento di difficoltà? C'è una sorta di lotta di campanile tra La Spezia e Sarzana? C'è lotta tra correnti, anche se lei non vuole sentir parlare insomma di correnti? Ma io credo che ci sia un assetto territoriale, un assetto anche di progettazione che debba per forza essere rivisto. Noi non dimentichiamo che in questi anni è venuta meno la provincia, che era comunque un ente di coordinamento anche per i piccoli comuni, per i territori della montagna e della riviera, che dove spesso diciamo, si fatica a progettare. Facciamo un salto indietro. Il 2015 non è stato un anno semplice per il Partito Democratico, anche questo primo mese del 2016 ci sono molte battaglie in corso. Scendendo un po' però nello specifico, nello Spezzino e nel Ligure, quali sono stati gli errori? Ma gli errori sono quelli di una classe dirigente che pensa che dietro una sigla possa coprire la proposta politica. Io credo che la discussione non si fa sulle sigle e sui nomi, ma si fa sui contenuti. Noi abbiamo purtroppo intrapreso un percorso in cui i nomi, la sigla, l'appartenenza diventa più importante del contenuto stesso e i cittadini chiedevano di più. Scendendo nello specifico dello Spezzino, gli ultimi tempi sono stati caratterizzati anche da una sorta di lotta intestina tra comune e autorità portuale, una lotta che sembra un po' lo specchio di quello che sta succedendo proprio anche all'interno del Partito Democratico. Lei come la pensa? Quando mancano i luoghi di discussione, e noi purtroppo dalle dimissioni del segretario Michelucci ad oggi abbiamo vissuto in una sorta di vacazio di discussione, e può succedere che un cortocircuito inneschi diciamo discussioni che sono diverse rispetto al contenuto. Ecco, a fronte di queste prossime tornate elettorali, che cosa rischia il PD? Il PD rischia se il PD non rappresenta la comunità, se parla solo su se stesso o se in qualche modo pensa di essere autosufficiente. Il PD che predispone un'alleanza di centrosinistra che include i cittadini, che ascolta e in qualche modo fa proprio le istanze che dei territori vengono, credo che sia un PD che per questo territorio non soltanto può vincere e governare bene, ma credo che sia il progetto utile al territorio spezzino. Ecco, la vicenda dei tesseramenti invece, 4.400 tessere risultano alla Spezia, molte di più forse del gran parte della Liguria, una vicenda che è anche andata sulla cronaca nazionale, di cui si discute, si parla. Lei che cosa pensa in questo senso? Ma c'è stato un incremento soprattutto nell'ultimo mese quando è stato prorogato la scadenza. Sono elementi spiacevoli, ma diciamo in una consuetudine ripetuta. Quando c'è un congresso i cittadini si sentono di dare il loro contributo e di partecipare. Credo che la riflessione vada fatta su quei nuovi iscritti, quale opportunità di militare, di partecipare, di discutere diamo, o quale strumento mettiamo in campo perché un partito possa avere all'interno dei circoli, che sono l'elemento essenziale, la discussione di cui abbiamo bisogno. Ecco, lei rappresenta un pochino la sinistra del Partito Democratico. Che cosa accadrà se diventerà segretario? Quali saranno le sue linee programmatiche? E cosa accadrà se non diventerà segretario? Io da sempre ho rappresentato istanze dell'ambientalismo e del lavoro. Se queste istanze, diciamo, oggi vengono definite le istanze della sinistra, io credo che siano elementi su cui dobbiamo riflettere. Il Partito Democratico nel suo insieme deve rappresentare quelle istanze. Il Partito Democratico nel suo insieme deve farsi carico del mondo del lavoro, del mondo dell'ambiente. Penso ai diritti come elemento anche centrale della discussione politica. Se non sarò il segretario, sarò un militante, un dirigente, come ho sempre fatto. Mi piace sempre ricordare
l'esempio dei frati francescani, quando si finisce di fare il priore si ritorna a fare il semplice frate. Tinfana, volevi dire qualcosa? Sì, mi collego, perché visti gli errori commessi nel recente passato, bisognerebbe anche ricordarci la storia del Partito Democratico, il perché di questo Partito Democratico nel 2008, il perché anime diverse hanno deciso all'epoca di unirsi insieme per seguire un determinato percorso. E questo è assolutamente sintomatico per capire come andare avanti e anche per scegliere in prospettiva futura il segretario provinciale di questo Partito Democratico, Partito Democratico del 2016, collegandomi allo slogan del tesseramento 2015, non so se ve lo ricordate, è proprio quello: il futuro ci unisce. Credo che proprio da qui tutti noi dobbiamo fare una riflessione per cercare una candidatura condivisa che sappia dialogare dentro e fuori dal partito. Soprattutto deve essere una persona meno politico e più vicino alla gente. Questa è la mia idea da ultimo arrivato del mio Partito Democratico. Chelucci, quindi non è detto che sia per forza della Val di Magra, ecco. No, ma ragiona una cosa, una precisazione che mi collega a quello che diceva Tinfano, perché secondo me appunto la riflessione va posta al futuro. Se noi concentriamo tutta la discussione su cos'è successo, a parte che abbiamo fatto anche due direzioni sulle regionali e abbiamo visto la difficoltà di trovare una sintesi, una visione su cosa è successo alle regionali, quindi lo scopo per ritrovare un terreno unitario è di guardare, come diceva Gianluca, al futuro. Io quella riflessione sulla Val di Magra l'avevo fatta in termini riferito al candidato in campo, perché auspico che ci sia il tentativo di trovare un candidato anche unitario, se è possibile, non solo di ricreare un clima, ma se c'è la possibilità di trovare anche un candidato unitario che lavori come si è lavorato anche in questi anni. E qua ci sono tanti partecipi a questo processo di uscire dai campanilismi, dalla territorialità. Con tutto il rispetto per le doti e anche la stima che ho per Federico Barli, in questi anni non faceva parte di questa linea, anzi oggi colto ora l'intervista mi parla di nomi che non bisogna stare sui nomi, è la prima volta però che sento anche dire qualcosa, perché 6 mesi che è candidato abbiamo solo parlato di nomi, quindi guardare quindi guardare al futuro e cercare un terreno comune a partire dai problemi, a partire da le sue discussioni va bene, ma deve essere davvero un percorso condiviso. Cito solo altri due casi. Intanto non sono convinto che nel PD non ci sia discussione. Luca Erba dice che riunisce, ha detto lui qua, sui vari temi comunali, l'unione comunale, e quindi affronta i temi legati ai cittadini. A Sarzana Destri parte per una campagna sul territorio per cercare di affrontare i temi dei cittadini e dare una prospettiva del Partito Democratico. Quindi ci si muove, via. C'è un problema legato alla federazione, bene, tanto il tema dell'autorità portuale e il Comune di Spezia è un tema vero provinciale per l'importanza, ma anche comunale. Se non è stata fatta la discussione non penso sia colpa che manchi il segretario. Beh, ma lì c'è però serve, un discorso particolare. Serve, ecco, no, io dico del percorso condiviso, bisogna avere sicuramente questa idea di percorso. Cito un caso solamente, e non è legato al tesseramento perché non è polemica, ma il percorso condiviso bisogna farlo partire appunto non solo tra noi che siamo qua seduti, ma dal territorio e dai circoli. Tra i vari esempi di cui sono, lo dico qua in tutta onestà, contento e fiero, c'è stato un comune dove si sono riscritti almeno una 50 di persone, che è Lerici, facente parte, recuperi della sinistra, che meno male che sono tornati al Partito Democratico, non dico all'ultimo momento, questo non mi interessa, meno male che sono tornati, perché abbiamo bisogno davvero in quel comune di rimettere in piedi un partito. È da lì che si rivede un clima che deve andare in avanti, non stare anche lì a Lerici a vedere che... Tornato ogni anche tanto... Guccinelli a Sarzana. Sì, Guccinelli, questo l'ho detto oggi, che ero contento che Guccinelli fosse tornato, però a Lerici mi preme sottolinearlo, perché ricordo che a fronte di una 50 di nuove di ritorni, di recuperi dalla sinistra che non avevano sostenuto Caluri, lì noi abbiamo perso per 50 voti. Quindi è un esempio lampante di come il guardare avanti senza stare ancora a parlare di quello che è successo può far o comunque recuperare. Con uno sforzo di voler guardare avanti tutti insieme ci può aiutare per le prossime
scadenze elettorali. No, volevo dire soltanto questo. Cioè, quando si dice che è mancata, diciamo così, una discussione, non è tanto per fare un discorso retroattivo, no? Perché io lo dico anche pubblicamente, ho sostenuto Cofferati, ma ho detto anche alla direzione del mio partito che i toni con cui ha affrontato la campagna erano esagerati, diciamo. Io l'ho detto dal giorno dopo, ho detto, l'autocritica l'ho fatta da questo punto di vista, e la scelta che ha fatto Cofferati ho lavorato contro, perché ho chiesto alla gente di rimanere iscritto al Partito Democratico, diciamo così. Detto questo, cosa significa vedere i punti di debolezza? Significa fare quello che Michelucci ha fatto in un'intervista, perché a Sarzana il sindaco, diciamo così, perché non c'erano le condizioni, è uscita dalla maggioranza SEL. Michelucci ha fatto un'intervista recentemente dove dice: no, alle amministrative bisogna cercare un rapporto anche con la sinistra, con SEL. Fare l'autocritica, secondo me, significa averci delle idee, come ha avuto Erbini, il nostro commissario regionale, che ha detto PD unito per un centro-sinistra unito, partendo certo dai contenuti, e ci mancherebbe altro, è la base della politica, risolvere i problemi della gente, però oggi non c'è l'autorevolezza di uno che dica: senti Forcieri, senti Federici, ci possiamo mettere intorno a un tavolo e discutere un attimo cosa fa il PD? Io mi ricordo che nel 95 ero segretario del PDS, diciamo, avevo fatto votare la direzione sul terzo bacino, per cui il PDS aveva scelto il terzo bacino ancora prima del piano regolatore generale, per dire, no? Perché si fa così nella vita di un partito, come abbiamo fatto con l'ACAM in tutti questi anni, dove abbiamo cercato di aiutare l'amministrazione facendo delle riunioni e anche prendendo delle prese di posizioni. E questa è la presenza di un partito. Poi c'ha tutti i difetti, perché i partiti sono in crisi, quello che si vuole, la crisi del PD non è nata soltanto con Renzi, c'era anche prima. Qua c'è il rischio di averci una personalità forte e un partito poi che crea dei problemi grossi allo stesso consenso nei confronti di Renzi, ecco, perché in tutti i territori ci sono problemi, o ci mettiamo in testa di risolverli e affrontarli, non dicendo soltanto: ah, come va bene, come è bravo, e tutto quello. Sì, siamo d'accordo, però qua il partito non funziona. Paita, volevo dire, è stato accennato il discorso del porto due volte, no? Ma secondo voi Forcieri è fuori controllo politico, come denuncia il sindaco, che può fare e sfare quello che vuole, ecco, non ha nessun tipo di controllo? Ma non mi pare la questione, nel senso che ci sono delle questioni di merito su cui si sta discutendo. No, per dire che non c'è più una funzione del partito, sì, però di indirizzo anche sui grandi temi della città. Ecco, no? Quando si arriva allo scontro tra due persone non si evidenzia, no, però più. Però io non credo che lo scontro attualmente sulla vicenda del porto sia uno scontro tra due persone. Penso che si evidenzi così perché sono due ruoli monocratici e quindi evidentemente, diciamo, poi succede che questa cosa appaia esternamente e poi venga anche utilizzata come uno scontro tra persone, ma in realtà è uno scontro di visione. Cioè, questa è una città che ha il diritto di discutere di uno dei progetti più importanti che riguardino l'economia, la crescita occupazionale, ma anche l'impatto urbanistico e ambientale che queste scelte comportano. E guardate che a Genova, faccio un esempio così almeno, se si parla del waterfront, quando si parlò del waterfront, o quando, diciamo, a Genova si è parlato di scelte portuali che però abbiano riguardato il cuore della città, non è che si sia stupito nessuno della voce in capitolo del sindaco, eh? È normale. Beh, certo. Ecco, allora, io credo che anziché, diciamo, arrivare come ruspe alla determinazione di scelte, bisognerebbe cercare di sviluppare un dibattito all'interno della città che tenga in considerazione i diversi punti di vista. Lo deve fare il PD? Certamente sì, perché partito. Il PD è, come dire, chiamato ad avere una funzione in questo senso. Ma il PD non è più soltanto e l'unico
contenitore politico all'interno del quale si discutono le scelte strategiche. Sarebbe presuntuoso da parte nostra, è una visione vecchia, Moreno, è una visione che non c'è più in questa storia. Il Partito Democratico svolge una delle funzioni di discussione, ma non può avere la pretesa di essere il solo ambito in cui si articolano queste discussioni, perché per quanto bravi non si possa essere, non arriveremo mai a coinvolgere tutti i cittadini su queste scelte. Quindi è giusto che la discussione avvenga. Adesso non c'è né l'uno né l'altro. No, ma io infatti ti ho appena rimproverato di avere fatto di mettere il segretario, perché se ci fosse stato segretario Michelucci probabilmente quella discussione lì l'avesse... Ti lamenti di te stesso, diciamo. Ora, l'unica cosa che è venuta fuori oggi in questa trasmissione è la tua autocritica, che in effetti, diciamo, è servita, diciamo. Hai capito che hai sbagliato a far dimettere Michelucci. Però, detto questo, fuori dalle battute, io penso che di questo dobbiamo parlare. Il tema del porto, perfetto, ma c'è una cosa che mi sta più a cuore, che veramente non riesco, diciamo, a non dire. Noi stiamo assistendo alla svendita della sanità spezzina e della sanità ligure al privato, perché questo Toti si è messo in testa che per non fare nulla vuole in sostanza stabilizzare le fughe verso la Lombardia con un piccolo sconto. E il pubblico, in questo tema, che è il tema più importante per i cittadini, rischia di scomparire. Ora, il Partito Democratico, che lo si chiami Partito Democratico di Renzi o comunque, diciamo, Partito Democratico di sinistra, questa questione qua ce l'ha nel DNA. E noi di queste cose dobbiamo parlare. Ecco perché mi può interessare una discussione retrospettiva su quello che è accaduto, ma quello che mi interessa di più oggi, e devo dire io, siccome ogni tanto si parla, faccio una battuta anche per temperare un po' di orlandiani e paitiani. Io oggi, con oggi, annuncio che sciolgo i paitiani, se mai ci sono stati, aderisco ai team feniani. Perché perfetto, a me pare che lui sia molto lucido, sarà per l'età, sarà per il buon senso che ci mette, per la chiarezza dell'esposizione, ci sta dicendo che alla gente normale di queste questioni non interessa nulla. È di Arcola, lo sostengo. Mi ha detto di no. Non interessa nulla, e invece sarebbe importante parlare di contenuti del porto come della sanità. Siamo chiamati a scelte cruciali che saranno importanti per le prossime elezioni amministrative, anziché far partire il solito cinema, no? Chi candidiamo? Tizio piuttosto che Caio. Sono oggetti del congresso. Vediamo questo, invece, no? Diciamo, mi fa dire due cose. Perché fare il congresso? Contenuti sono oggetti del congresso. Ma qui c'è un candidato che è partito 3 mesi prima, dicendo io intanto sono candidato, poi i contenuti li vediamo, cioè esattamente l'opposto. Sì, vabbè, ma a parte, diciamo, e se il congresso non tu, c'è mai, tu usi questo linguaggio, è diciamo, è un'autocandidatura, ma la gente normale ha capito che lui è candidato. Scusate un attimo, cerchiamo di vincere qua, siccome stiamo chiudendo, mandiamo un attimo il filmato di Mazzanti, che è stato intervistato un attimo da Laura Evani, e poi chiudiamo perché i tempi sono finiti. Iuri Mazzanti, lei è il nuovo segretario del Partito Democratico della Spezia? Beh, la domanda è intempestiva, come credo che siano intempestive le candidature che sono uscite. Del mio nome, francamente, si parla da che è cominciata addirittura la campagna per le regionali dell'anno passato, quindi è da tempo che gira questa cosa e mi fa piacere anche perché ho ricevuto notevoli sollecitazioni. È intempestiva però perché era corretto che fosse conclusa la campagna di tesseramento, prorogata tra l'altro da una decisione nazionale, quindi non certamente da una posizione provinciale o regionale, ed è, come dire, prossima la decisione nella prossima direzione per stabilire quelle che saranno le regole. Io auspico, come del resto ho già detto in tante occasioni, che il partito abbia più presto una guida e quindi che faccia chiarezza il commissario Ermini su quelle che saranno le regole del gioco, quindi se per davvero si potrà aggiungere una sintesi unitaria oppure no. Ecco, sotto la sua candidatura ipotetica in questo momento, quali aree del PD potrebbero confluire o potrebbero riconoscersi? Io credo che per le esperienze che possano essere in campo sia più giusto capire se, come dire, ci sono la possibilità di avere anche delle candidature che hanno delle caratteristiche di trasversalità. Io da amministratore posso dire che credo che chi si candida a governare un territorio come il nostro non possa essere sostenuto e non debba essere sostenuto da questo o quel capobastone piuttosto che da questo o quell'altro territorio. Se si parla di una segreteria provinciale, in tutti i casi credo che sia importante riuscire ad avere un sostegno il più trasversale possibile.
Che cosa sta accadendo all'interno del Partito Democratico Spezzino? Qualcuno parla di fatto di lotta di campanile tra la Spezia e la Val di Magra e ovviamente ci sono anche le lotte intestine proprio relative alle correnti. Diciamo che in questo momento storico, in una fase anche di profonda trasformazione, perché il nostro paese sta passando, come dire, una fase che era quella bipolare, di fatto un sistema tripolare a tutti gli effetti per le forze in gioco, e con una posizione del PD che non è sempre, come dire, funzionale a un'alleanza ampia nel centro-sinistra, fa sì che ci sono, come dire, delle tensioni più accese. Ma diciamo che questo è un atteggiamento, o meglio, è un, dal punto dell'analisi storica, è una ricorrenza che ritroviamo in un sacco di altri momenti. Ecco. Quali sono stati, dal suo punto di vista, gli errori che sono stati commessi e che è opportuno non commettere più, evidentemente? Beh, rischio di essere banale, ma credo che sia abbastanza facile identificare nelle divisioni del centro-sinistra quello che è stato, diciamo così, la principale causa della sconfitta alle regionali. Io lo dico da tempo che se vogliamo continuare ad analizzare esclusivamente, diciamo così, il fatto, cioè il fatto che abbiamo perso, non andremo da nessuna parte, perché sarà molto difficile raggiungere una sintesi tanto all'interno del PD, tanto fuori dal PD, per quello che è la genesi che lì ci ha portato. Sono altrettanto convinto però che Raffaella Paita sarebbe stato il miglior presidente della regione che avremmo potuto avere. Arriviamo alla Spezia, c'è stato un dibattito anche molto velenoso tra l'autorità portuale e il comune su dei temi legati naturalmente al territorio, il waterfront, però un dibattito che forse è un po' anche lo specchio di quello che sta accadendo all'interno di alcune correnti del Partito Democratico. Lei come la pensa? È chiaro che i due soggetti istituzionali devono tra loro riuscire a parlare nei luoghi opportuni e nei modi opportuni per raggiungere quelli che sono gli obiettivi strategici della città. Quindi non credo che ci siano più le condizioni oggi per mettere in discussione quello che da tutti viene riconosciuto come comunque un tassello importante nello sviluppo della nostra provincia, come appunto il settore croceristico. Bisogna capire come questo si, diciamo così, contempera con quelle che sono le esigenze del territorio. Io ho letto una posizione del Consiglio Comunale, del gruppo consigliere del PD di qualche settimana fa, nella quale sostanzialmente ribadiscono la centralità delle due istituzioni e vogliono lavorare nel merito, senza, come dire, scadere in quello che invece è uno scontro tanto tra persone quanto tra istituzioni, per individuare quella che è la migliore soluzione per la città. Le 4.400 tessere alla Spezia, addirittura più di altri territori, magari anche più importanti per quel che riguarda la Liguria. Un tesseramento che per alcuni è strano e particolare. Lei che cosa dice? Ma guardi, io direi prima di tutto che tutti coloro i quali fanno parte del PD a questo partito dovrebbero volere un po' più bene. E quindi, anziché far scoppiare la polemica il giorno dopo, orologeria, come successe per pochi cinesi, come poi, come dire, fu provato all'indomani delle primarie, si dovrebbero preoccupare di difendere il partito nel quale vogliono avere casa. Detto questo, io credo che nell'interesse di tutti, se ci sono irregolarità, è bene che vengano immediatamente verificate. Ma con onestà dico che il partito di Spezia è sempre stato quello più numeroso a livello regionale, quindi non è una grossa novità. Dico che il livello di questo tesseramento è pari a quello del precedente congresso e quindi anche qua non c'è un grosso incremento, eravamo già allora, come dire, abbondantemente sopra le 4.000 tessere. C'è un dato che anche qua è storico, cioè nel momento nel quale c'è un congresso che è annunciato e atteso come questo, c'è inevitabilmente una maggiore attenzione. Lei, per la sua candidatura, rappresenta un po', è stato detto, la maggioranza del partito. Se diventasse segretario provinciale, quali sarebbero le sue linee programmatiche e che cosa accadrebbe se lei invece non diventasse segretario provinciale? Ma io le ripeto, non sono ufficialmente candidato per la semplice ragione che credo che per fare il segretario ci debba essere, come dire, un sostegno largo attraverso un passaggio condiviso, e ribadisco, la chiusura del tesseramento di nemmeno una settimana fa non ci consente certamente di ragionare in questi termini. Quindi su ciò che si farà io credo che sarà opportuno ragionarne, nel caso tanto si tratti del sottoscritto quanto si tratti di altri, per quelli che poi saranno i soggetti, con tutti quelli che saranno i soggetti che poi quella candidatura andranno a sostenere, che sia la mia, che sia quella di altri. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, le rispondo, diciamo così, ricordandomi che faccio il sindaco. Io farò il sindaco ancora per qualche mese, fino alla scadenza amministrativa appunto del prossimo maggio.
Poi fortunatamente vivo anche del mio lavoro, nel senso che ho il mio lavoro, e quindi se, come dire, ci saranno, come dire, delle alternative valide da perseguire e soprattutto le condizioni per poterlo fare lavorando serenamente, si prenderanno in considerazione delle altre possibilità. Diversamente, conclusa, come dire, la mia esperienza amministrativa, io semplicemente tornerò a fare ciò che facevo, cioè il mio lavoro. Bene, siamo quasi alla fine, facciamo un giro finale. Ecco, Tinfena, dovendo tirare un po' le conclusioni di questo dibattito, cosa ti senti di dire? Ma guarda, rimanendo in tema, abbiamo sentito anche Iuri Mazzanti, io sono per un segretario che unisca le diverse anime del partito, al quale chiederò rispetto e nello stesso tempo di occuparsi di più delle realtà più piccole come la mia Arcola. Non solo i temi di Sarzana e di Spezia, ci mancherebbe altro, ci sono più tessere che fanno la differenza, però una considerazione diversa anche degli altri territori, perché in questo momento andiamo al voto in degli altri piccoli comuni e speriamo di non perderli più come abbiamo fatto in passato per divisioni interne. Quindi in prospettiva futura anche questo. Tra le righe mi piacerebbe comunque, dato che non è stato detto, ringraziare per il lavoro fatto il coordinamento, perché non è stato facile in questo periodo traghettare il partito al congresso. Federica Pecunia e il comitato ha svolto, a mio avviso, un egregio lavoro. Detto questo, bene, lascio la parola ai più esperti. No, io volevo soltanto fare un appello a Mazzanti, diciamo, perché la primavera si vota a Santo Stefano, certo. E lì c'è un clima un po', diciamo così, teso. Bisognerebbe creare le condizioni anche lì di una discussione e poi dire si fanno le primarie in un clima più tranquillo rispetto al momento attuale. Ecco, il punto di Santo Stefano mi sembra un punto molto delicato. E lì sì che rischiamo, diciamo così, di ripetere scontri se non ci sono le condizioni. Le primarie, non è che eviti la cosa evitando le primarie, ma devi creare le condizioni per fare delle primarie, diciamo così, che siano basate su un patto, che chiunque vince poi si sostiene la cosa. Come Cofferati. Non come è stato fatto in Regione. Ma io non sono Cofferati, scusa. No. Io ho sempre sostenuto chi ha sostenuto. Te ho votato. E dopo, quando sei andata alle elezioni, ho sostenuto te, ti ho votato. Ti ho fatto votare. No, io invece... spero che il segretario prossimo innanzitutto faccia una cosa importante, che è valorizzare la positiva azione di governo, cioè portare anche in questo territorio ciò che di positivo il governo sta facendo. Poi mi auguro che il prossimo segretario abbia, diciamo, in mente come la cosa più cocciuta che deve, e determinata che deve fare, di vincere due comuni fondamentali che sono Amelia e Beverino, perché si possono vincere. Perché lì c'è un clima anche di... C'è anche Rio Maggiore che... Arrivavo, se mi facevi terminare, ma hai ragione. Sono due realtà dove si sta percependo il sistema di governo della destra e secondo me lì bisogna assolutamente vincere. Poi di recuperare il comune di Rio Maggiore è una condizione diversa, la sindaco lì non è, diciamo, espressione della destra, per questo facevo un caso separato, ma altrettanto valido. E infine vincere bene, come abbiamo sempre vinto, il comune di Santo Stefano. Insomma, a me interessa un segretario che abbia una gran voglia di far tornare il Partito Democratico in questa provincia, il partito che vince nelle amministrazioni locali, che si occupa dei territori e che non lascia indietro nessuno nelle politiche di governo e nelle politiche sociali. Questo mi interessa. Poi, come dire, troveremo il modo, e comunque scommetto sull'unità. Io scommetto che riusciremo ad essere capaci di trovare una sintesi. O nel clima, come dire, come diceva Davide, quindi nella cornice unitaria, oppure, come dire, anche nelle figure che interpreteranno questo clima. Anche perché voi avete parlato dei comuni Santo Stefano, Beverino, eccetera, però dietro l'angolo poi c'è il capoluogo, e Totti ha promesso che spugnerà anche Spezia. Ma non ce la farà. Infatti su questo... Secondo me dico, non solo non ce la farà, secondo me potrebbe questo, diciamo, terminare anche prima la sua esperienza regionale. Il comune capoluogo noi lo vinciamo se il Partito Democratico fa il Partito Democratico, che è quella struttura radicata a sinistra, che guardi una coalizione di centrosinistra e il PD si candidi a essere baricentro di una coalizione di centrosinistra. Questo è il perimetro delle nostre alleanze.
E quindi la precisazione era proprio anche sulle amministrative. Noi arriveremo preparati, quindi non, e vinceremo le elezioni se il PD farà il PD. Sulla questione legata al porto, qualcuno diceva prima, io ci tengo un attimo a sottolineare un aspetto, 10 secondi. Stiamo parlando di un pezzo strategico della città in maniera un po' confusa. Il punto d'incontro tra l'autorità portuale e il comune, perché è il frutto del lavoro di questi anni, è che noi porteremo a Spezia e ci stiamo impegnando a costruire una stazione croceristica. Quindi il tema su cui noi ci troviamo tutti d'accordo è che Spezia avrà una stazione croceristica con una serie di servizi in grado di poter competere con Genova e con Livorno. Questo è l'aspetto positivo. Poi non ridurrei alle questioni personali tra Forcieri e Federici. Quello secondo me è più una caricatura rispetto al dibattito. Ma io ho seguito il dibattito all'interno del Consiglio Comunale, all'interno del gruppo consigliare, e penso che il punto d'incontro sul quale bisogna far leva è raccontare alla città le cose come stanno. Spezia avrà un cambio di passo, è già iniziato, ci sarà una crescita perché avremo una stazione croceristica. Questo è l'elemento che non emerge mai nel dibattito. Siamo tutti d'accordo. Poi discuteremo su dove andrà messa questa stazione croceristica e quale funzione dovrà svolgere, in quale punto del porto. Ma mettiamo in evidenza l'aspetto positivo. Grazie al lavoro fatto, ci tengo a dirlo, con costanza dal comune e dall'autorità portuale. Questo è l'elemento, secondo me, sul quale noi potremo guardare al futuro con un pochettino più di chiarezza e con un pochettino di orgoglio per arrivare alle elezioni preparati. Dimmi, favore. Volevo che anche tu chiudessi un attimo con un tuo giudizio sulle prossime scadenze, quella di dopodomani. Dopodomani. Intanto spero. I tempi. Tempi, cosa ti aspetti? Il congresso quando dovrebbe tenersi? Entro quando? Perché le elezioni sono i primi di giugno. Io non voglio. Quindi non voglio, è che. Non sono così ottimista a fare le scommesse come. No, non scommesse, però io ma comunque. Spero. Coraggiosa, spero. Non ottimista. Diciamo che tu mi conosci, cosa speri? Un po' di coraggio. Io penso, spero che ci sia un congresso da fare entro metà marzo e spero che, che domenica si integri l'ordine del giorno della direzione con la data anche del congresso. Mi auspico che ci si prenda una settimana, 10 giorni di tempo per costruire insieme. Che si integri, scusa, dicendo perché che non c'è l'ordine del perché giorno. Non c'è l'ordine del che giorno. Che si discuta anche di quello. Mi auspico che ci si prenda una decina di giorni per discutere e fare una piattaforma unitaria che si sottoponga agli iscritti, che se ci sono più personalità che possono portare avanti queste idee con le loro sensibilità si manifestino, si apra una discussione all'interno dei nostri circoli, con i nostri iscritti, si faccia un grande sforzo organizzativo per far partecipare tanti iscritti a questa prima fase, che si svolga un congresso nei migliori modi possibili, soprattutto poi che si costruisca da subito il clima, come diceva Moreno e come diceva anche Alella, per affrontare la partita amministrativa che è delicatissima, mai come questa volta, perché per vari motivi sono tutti nevralgici, e che non si contrapponga, non posso esserti infegnano perché io non contrappongo mai la società civile con chi fa politica, perché anche lui fa politica come la faccio io. Ma io dicevo quindi, un'altra cosa, bisogna quindi, pescare dalla società civile. Quindi io sono società civile, quindi si faccia che si costruisca un partito, che si costruisca una nuova classe dirigente e che si affronti le prossime sfide con determinazione. Non ho mai pensato che il segretario del partito sia quello che dà la linea, l'ho fatto, so che non è così. Io so anche però che è una personalità che se è autorevole può mettere intorno a un tavolo gli attori, insieme si costruisce una piattaforma, insieme si costruisce l'identità del partito, perché l'identità del partito è come un'amministrazione, l'amministrazione parla per atti amministrativi, il partito parla attraverso documenti, iniziative che vengono svolte dal partito. Questo è il più grande augurio, tutto il resto non mi interessa. Non ne voglio più discutere e ringrazio anch'io per la trasmissione. Michelucci, primaria non se ne parla ovviamente, non servono neanche i tempi per farlo. Per cosa? Per Santo Stefano? Prossime amministrative. È un partito a Santo Stefano, penso che lo c'è faranno, una discussione in atto. In atto. Non ho partecipato alle discussioni, quindi non so, penso di sì, ci stanno ragionando, c'è una coalizione, stanno ragionando molto a sinistra, come dice Moreno, fare una coalizione che tenga tutti uniti come c'è ora in comune e quindi
decideranno un percorso insieme, che sicuramente sarà quello condiviso. Sul congresso, due cose sui tempi. Io auspico che intanto il coordinamento ci proponga appunto al più presto un regole, percorso e data, che può essere anche quello, il percorso ipotizzato da Davide, dove però quello che diceva prima, cioè di una sorta di assemblee pre-congressuali per favorire la discussione e tutto, non sta col 15 marzo, diciamo così. Ma se si vuole, per Yuri, stare. Però l'abbiamo fatta anche più però, veloci di discussione. Penso che siccome non c'è una data del congresso, vabbè, ma c'è comunque, un periodo che si chiuderà con un'assemblea provinciale che sancirà, perché questo è il percorso dell'elezione del segretario, non si possa andare. Se inizia a metà marzo non si può andare dopo a fine, fine marzo, primi di aprile, cioè un tempo comunque dopo, che sì. Ci dica questo. Io però sul segretario auspico una cosa che mi preme e ci tenga a dire, auspico un segretario, sì, unitario e tutto, ma che risporti nel partito una cosa che magari si è respirata qua pubblicamente perché siamo in televisione, ma che ci riporti nel partito ad essere una comunità, con il rispetto l'uno dell'altro, rispetto politico naturalmente, ma anche umano, che e la lealtà, che sono cose che stanno e sono e stanno venendo male, non pubblicamente o nelle stanze di discussione, ma nelle strade o nei corridoi, come si vuole. E questo è un impegno che il segretario secondo me deve avere, perché dobbiamo avere una classe dirigente in grado di costruire il Partito Democratico e, non voglio dire una brutta parola, ma che chi lo vuole distruggere stia un po' più da parte. Bene, io direi che di concludere così, abbiamo cercato di dare così un po' di informazione su quello che sta succedendo. È chiaro che quello dentro il PD, quello che succederà domenica e poi al congresso, sarà decisivo, saranno scelte decisive anche per capire l'impegno del partito alle prossime amministrative. Per adesso ringrazio tutti i nostri ospiti. Grazie a voi. Ringrazio i telespettatori. Grazie. Buonasera a tutti.